Ciao a tutti, io sono Dreamlake Moon e vi do il benvenuto all'episodio 22, penso, della sfida con The Sims 4 Rags to Riches. Oggi ci occuperemo ancora di Elisanne, infatti sarà un altro episodio di passaggio, diciamo, in vista della sua crescita. Quindi oggi ci occuperemo assolutamente, direi, 24 ore su 24, o insomma tutti i minuti che abbiamo a disposizione per questo video. E pensavo magari anche di chiamare Akira, perché Malenia ha bisogno di scrivere, Eva ha bisogno di programmare, cosa che sta già facendo. E quindi, per aiutarci con la piccola Elisanna, chiamiamo Akira a fare da babysitter. Non so se ne sarà felice. Cos'è questo? È rimasto acceso il tablet. Vabbè. Ok. Tu cos'hai? Schiena dolorante? Il letto economico? Ma stiamo scherzando? Non è economico quel letto. Non ti accontenti mai di niente. Malene. Elisanna sta usando il vasino. Brava tesoro. Ormai sei praticamente indipendente. Sì? L'hai fatta tutta? Boh. Sì, l'ha fatta tutta, ve l'assicuro. Per cui quando lei ha finito, tu, Malene, puoi chiamare il tuo amato Akira in vita nel lotto attuale. Akira non lo sa che sarà invitato per fare da babysitter, però vabbè, può anche sopportarlo per una volta, no? Praticamente sua figlia non l'ha mai vista, cioè l'ha vista poco. Per cui anche se per una volta fai il babysitter, ammesso che sia disponibile, logicamente. Ci sei? Sì, arriverà molto presto. Perfetto. Allora, Malene, vai qui. E attendiamo il suo dolce Akira. Eccolo qua. Anche lui avrebbe bisogno di un bel restyling. Magari glielo facciamo. D'altronde non ha più 20 anni. Amichevole, chiedi la sua giornata. Ma dove stai andando? Elisanna sta andando alla grande, però con alcune abilità non tanto. Romantico, diamo un bacetto e poi. Ma possiamo invitarlo ad entrare? Vabbè, ciao Kira, benvenuto. Io corro a scrivere, tu intanto occupati di Elisanna. Per cui scrivi un libro di genere, sceneggiatura. Adesso tu, no, non tu Eva. Ah, gli sta recitando una poesia d'amore, scritta da lei sicuramente sarà Ode al crudino di Akira, che Akira ha sentito 3 miliardi di volte. No, 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 non dormire, vieni qua. Amichevole. Schede didattiche, impara i numeri, siamo giusti? Con il pensiero. No, 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 ci serve comunicazione. Amichevole. Schede didattiche, impara gli animali. Vieni qua, Elisanna. Tu puoi anche entrare, Akira, non so perché te ne stai lì, però impareremo a parlare di animali in giardino. Tutto su Clive. Abbiamo fatto già tutto su Akira. Tutto su Ver. Tutto, ah, giusto, Ver, perché l'ho detto col punto di domanda. È una sceneggiatura. Ah, dai, ti prego. Vabbè, prendi una porzione dato che hai fame. Glielo faccio riparare? In teoria dovrei. Dovrei. Vabbè, intanto mangia, poi si vedrà. Abbiamo sfortuna ultimamente con i computer. Bravo Akira, fai un po' da papà. Perché sei già triste? Oh, hai fame. Dopo gli chiediamo da mangiare. Bravo papà. Tieni duro. Impariamo a dire volpe, orso, orso ancora. E lei, orso? Sì, non è facile da dire, posso immaginarlo. Ma granchio ancora peggio, vabbè.
Ma no, granchio è impossibile da dire, e infatti. Vabbè, tu hai finito di mangiare? Quasi. Vabbè, quando hai finito, cioè adesso vai a riparare e mi auguro che non ti succeda nulla. Se ti succede qualcosa, mi arrabbio. Non posso dire ti uccido perché in teoria moriresti comunque, per cui... Ah, si stanno già arrangiando questi due cari. Che tesori. Acquisite le abilità di manualità. E papà Kira ci dà patatine, non proprio il massimo, come spuntino. Non è proprio salutare, speriamo che sia senza olio di palma, vero Kira? Chiedi a Kira del conforto. Oh. Chiedi a Malene del cibo. È triste perché ha sonno. Akira, dove stai andando? Ah. Tu hai già sonno, uffa. Amichevole, posso chiedergli di uscire? Aiuto. Conforto. Vediamo se... Se Akira è abbastanza intelligente. Oh, Eva ce l'ha fatta. Molto bene. Trova dei componenti e poi ti rimetti a programmare. Continua il lavoro freelance. Te che fai? Balbetta fra te e te. No, Akira non ha recepito a quanto pare. Fai così, pensaci tu Eva. Altre scelte? No. Fai uscire. Dopodiché programma. E Akira è venuto qua non per guardare la TV, no no, per sedersi davanti al televisore spento e sospirare. E adesso sta andando al computer di Eva. Caro mio, hai scelto male. Ma posso chiedere la fiaba della buonanotte, favola della buonanotte ad Akira. Qua si sono un po' incastrati tutti. Cosa c'è che non va? Ho bloccato la porta? Ah sì, sblocca. Scusami. Ups. Favore della buonanotte a Kira. Te stai facendo? Sì, lavoro freelance. Ottimo. Compro una postazione per chef? Perché mai? Non abbiamo un ristorante. Compro una vasca di idromassaggio. Sì, quella sì. Beh, magari la postazione per chef può starci quando miglioreremo la casa. Però prima volevo guadagnare 35.000 simoleon per Daichi. Perché sei vestito da lama? Ma no! Tra noi due non è sempre corso buon sangue, direi di no. Ma non è troppo tardi per stringere amicizia. Che ne dici di cenare nella tavola calda all'occhio di bue? No, ti ringrazio, magari un'altra volta. E infatti Lenna è molto contenta di aver ricevuto quell'SMS. Come osa quel verme travestito da lama. Che faccio da sonnata? Le si chiudono gli occhi praticamente. Sì, dormi, patata, dormi, dormi. Oh, quel bruccio tremolante. Va bene, grazie Akira, ora... Sì, resta lì, che così... Te perché sei a disagio? Non ti scappa la pipì? Vabbè, dopo andiamo a farla. Tieni duro, finiscimi questo libro. No, non ce la fa più. Va bene, allora usiamo... Ah, grazie Akira! Fai anche il domestico, va bene. Facciamo pipì e poi magari... Le lezioni di scrittura a qualcuno? È interessante questo, però no. Fai volontariato con la famiglia. Una cattivona come Malene. Mangia un pasto eccellente, va bene. Dicevo, volevo guadagnare 35.000 simoleon per riuscire a soddisfare questa parte della sua aspirazione. Con lei abbiamo guadagnato in tutto 53.000 simoleon finora, non è moltissimo, siamo ben lontani dalla cifra che vorremmo guadagnare. Allora, Akira, adesso vieni qua
cambia abito di Akira, così ti diamo un abito un po' più consono alla tua fascia di età. Se ci fai la grazia. Te dove stai andando? Perché sei in camera di Eva? Ce la facciamo? Non è che stia facendo qualcosa di particolare lui, eh? Annulliamo e rifacciamo. Cambia abito di Akira. È flirtante? No, è fiducioso. E ha anche bisogno di divertimento, Malene. Beh, dato che Akira è qui. Sì, dai, tieni duro. Adesso faccio un rapido cambio di Akira e poi ci divertiamo. Ecco che ho fatto un cambio da Akira e ora è molto molto meglio, almeno ha un abito un po' più consono alla sua età. Facciamo fichi fichi allora. Cosa c'è? Ah sì, giusto, donna incinta. Urca, che pancia! Ti sei seduta che avevi meno pancia. Vabbè. Sta accettando? State parlando solo di immondizia. Guarda mentre vengono provati degli abiti. Potresti anche smettere? Ecco sì, è questo che voglio vedervi fare. Burla parole proibite. Ce la facciamo? E lei adesso è stanca, sta andando a dormire. Va bene. Forse ce la facciamo. Sì. Pigiama è sempre quello, cioè gliel'ho lasciato. Ho solo cambiato gli abiti quotidiani e quelli da festa. Va bene, non mi interessa stare a guardare. Le altre due stanno dormendo. Però Malene sta anche morendo di fame. E si è addormentata. Chi ha lasciato quella macedonia? Vabbè, vieni a mangiare la macedonia di frutta. Cioè, voi due non sembrate due sim, sembrate due maiali. Questa casa è peggio di un porcine. E Akira se ne sta andando? No, va in bagno. Hai già portato fuori i rifiuti prima? Vabbè, ti ringrazio. Imbarazzata? Esecuzione scadente. No, per aver fatto fichi fichi sotto la media. Non è andato molto bene, che imbarazzo. Mi capita raramente questo stato umorale. Cos'è, con l'età? No, forse eri un po' fuori allenamento. Akira, tu in teoria dovresti fare da babysitter. Va bene che Lisanna sta dormendo, però non dovresti usare il mio computer. Facciamo così, scrivi, riprendi a scrivere tutto su Ver. Poi, ups, no, 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 non andare qua. Grazie. E la piccolina può anche svegliarsi e chiedere ad Akira di giocare a qualcosa. Magari riusciamo a raggiungere il livello 3 di comunicazione. Te ne stai andando? Amichevole parla. Non te ne andrai così presto, te lo assicuro. Abbiamo quasi raggiunto il livello 3 di comunicazione e di Vasino. Ci siamo quasi. Poi penso che l'abilità più facile da far arrivare al 5 sia l'immaginazione, per cui andrò prima con quella. E poi vabbè, si vedrà se riuscirò a farne altre a livello 5. Magari non ce la faccio neanche con l'immaginazione. Vabbè, tu parla, amichevole, altre scelte, parla di arte, però sa già parlare di arte. Delle principesse, del colore preferito, dei paladini. E insomma, parla. Parla, parla, parla. Ascolta musica.
Potremmo anche farle ascoltare musica. Ah, vuole parlare delle principesse con Eva perché si ricorda che l'ha già fatto una volta. Chiedi di farti leggere un libro. Ma sì, potremmo anche. Perché sei andata al computer di Eva tu? E poi non credo che stai scrivendo. Vabbè, ha raggiunto il livello 3 di comunicazione per Elisanna. Può parlare di giocattoli, di camion, urlare contro, non andare a casa. O dire stupidaggini ad altri, può anche chiedere un dessert e imparare altre interazioni sociali sviluppando altre attività. Va bene. Chiedi un bagno. Stavo mangiando qualcosa. Tu stai. Sì, sta scrivendo la sceneggiatura. Come mai ho questa icona per il computer? Non capisco. Questo non è rotto, tra l'altro. Non capisco perché sei andata sul computer di Eva. Vabbè, l'importante è che fai qualcosa. Tesoro, prima che tuo padre finisca di mangiare ci vorrà un po', per cui nel frattempo. Ah, livello 3 di comunicazione. Perfetto, allora mi sa che puoi arrangiarti col vasino. No. Aiuto col vasino, chiediamo aiuto ad Akira, che stava mangiando. Questo magari puoi mangiarlo tu più tardi. Vediamo. Ce la fa Akira? Perché si voltano sempre? Sì. Super papà. All'azione. All'azione, in azione. Vabbè, oggi straparlo, tanto per cambiare, vero? Era d'applauso, eh, Akira? Chiedi un bagno. Sì, dai. Amiche, no, 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 buffo, aiuto, bagno per favore. Bagno, poi pappa. Vediamo se ce la fa. Sì, ce la fa. Ce la fai? Sì. Eh sì, finora hai fatto il papà. Si erano bloccati per un attimo, ho detto cosa? Finora ha fatto il papà solo per un giorno nella sua vita, però è stato bravo. Ed ora è energica la bestiolina qua. Adesso è triste, giustamente. Cibo per favore. Ah, il seggiolone è occupato, niente. Cibo per favore ad Akira. Però il livello 3 di vasino no, eh? No. Vabbè, poco importa. Tanto può andare al vasino quando vuole. Vediamo cosa le dà stavolta. Ah, per cena un bel tramezzino al burro di arachidi e marmellata. Sì, non è proprio una cena. No, che cena? È lo spuntino delle 4 del mattino. Che orari assurdi questa famiglia. Te stai dormendo, sono le 4 del mattino. Sì. Te stai morendo di sonno, però vabbè, finisci di scrivere. Crescita rapida per il conseguimento del livello 3 o 5 delle abilità di bebè. Felice? Bene. Ah, abbiamo finito di scrivere il libro, per cui adesso vendi a un editore tutto su Ver. Ah, no, 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 no. A parte che non ho neanche visto la qualità del libro. È eccellente, va bene. E invia al compendio letterario tutto su Ver. E manca poco il compleanno di Elisanna. Eh già, lo so, un giorno. Per cui mi sa che la volta prossima vedremo un compleanno. Nel frattempo, hai finito di mangiare? Sì. Mangia anche questo, dato che ci sei. Speriamo che il compendio letterario adori il lavoro di Malena. È possibile inviare libri solo una volta a settimana, bla bla bla. Ma perché questa cosa? Basta, vai a dormire.
Sperando che Kira non se ne vada, no, sta prendendo da mangiare anche lui, giustamente, qua da un sacco di ore. Prima Elisanna praticamente gli ha impedito di finire la cena, per cui adesso logicamente ha fame. Che carini, mangiano entrambi il tramezzino! Va bene, allora direi che lei può andare a dormire. Infatti si è addormentata sul seggiolone. Ma cos'è questa cosa? Riprendi sceneggiatura? Vabbè. Allora, mia cara, te non hai più sonno, Eva, per cui leggi a Elisanna per farla addormentare, dato che si sta addormentando. Sì, lo so che hai fame. Un attimo, un attimo. Prigionia? Ma no, povera. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Poi deve mangiare, lavarsi e divertirsi. E nel frattempo dovrà anche fare la pipì perché sicuramente le scapperà. Va bene, apri. Macedonia di frutta, prendi una porzione. Ah sì, beh, prima giustamente leggiamo un po' il libro, così aumenta l'abilità di immaginazione. Ah, però si diverte e aumenta anche la socialità, questo non lo sapevo. Adesso puoi anche tornare a casa, Kira. Dove sei? Ah, è sempre lì. È rimasto lì? Vabbè, ok. Nausea mattutina. Ah. Infatti, da tanto che non esce si sente imprigionata. Terzo trimestre fra 13 ore, per cui è probabile che la prossima volta vedremo anche un parto. È probabile, però. Non sicuro. Qua nessuno pulisce mai i piatti, cioè, che vergogna. Eh sì, Salim. Salim. Ehi Eva, andiamo ad approfittare delle incredibili opportunità culturali offerte dalla città. Ho saputo che è in programma un'opera. No, 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 grazie. Usa. Oh, sta per lavare. Attenzione. Wow. Se, vai a farla. Chi ti ha detto di no? Ah, e poi deve lavarsi e divertirsi, per cui bagno con la schiuma aumenta il divertimento. Non lo so, vediamo. Sbrigati. Il giardino sta malissimo. Oh, ci sono i frutti del drago. Allora facciamo così. E innaffia. Estirpa le erbacce, insetticida e raccogli tutto. Ma no, ma... Kira, ma perché sei entrato in bagno? C'è il cestino fuori. Poi da dove venivano quei rifiuti non lo so. Tu ce l'hai quei rifiuti, Akira? Pazzesco. Ah, tra l'altro vuole ballare. Violazione della privacy. Grazie, Akira. E ora dorme pure sul suo letto. Ma perché non vai a letto con Malene? Ah. 3.880 di diritti d'autore. Non tantissimo. Non la cifra che spero di avere ogni giorno. Con un'altra sim riuscivo sempre a guadagnare anche 6.000 simoleon al giorno con i diritti d'autore. Non so perché Malene non ce la fa. Forse devo aumentare, cioè deve aspettare che i libri che ha scritto prima di raggiungere il livello 10 di scrittura smettano di essere pubblicati. Non lo so. Comunque, fatemi controllare un attimo.
Sì, da qui in poi sono molti soldi. Va bene, oggi scriviamo un altro libro. Poi con Malena volevo anche riprendere il tavolo da lavoro per fare prima di tutto un'altra sedia per Elisanna, perché non userà più il seggiolone. E poi anche perché volevo farle vendere, magari qua in strada, non per forza al mercatino delle pulci, volevo farle vendere quello che ha costruito, perché si può acquistare il tavolo per la vendita in strada anche per il proprio lotto di abitazione. Te come stai? Meglio? Sì, allora alzati. No, non aiuto col vasino. Usa il vasino e portiamo a tre anche questa abilità di vasino. E dopodiché ci diamo dentro con l'immaginazione come se non ci fosse un domani. O meglio, come se il domani ci fosse e fosse proprio il giorno del compleanno. Eh sì. Sveglia. Ma non svegliare tua madre, ma lasciala dormire. Stai facendo? Sì. Però sta entrando nella parte difficile della gravidanza, la parte in cui ha sempre fame, ha sempre sonno, ha sempre bisogno di fare la pipì. Dai, che ci sei quasi! No, perché ti sei fermata? Usa il vasino. Usalo. Dai, che ce la fai. Dai, che ce la facciamo? Non svegliare tua madre. Dai. Sì! Yes! Bravissima Tata, adesso puoi anche giocare con le bambole. Perfetto. Bene, raccogliamo un po' di cose. Tutti i nostri frutti del drago. E ci sono anche delle cose che possiamo far evolvere, magari non le carote. No, queste erano le carote, in effetti, queste erano le fragole. Scusa, lo sto facendo andare in qua e in là. Questi no, non possono, però posso fertilizzarli. Carota, fertilizza, carota. No, aspetta. Fertilizza. Carota, fertilizza, carota. Ah, dobbiamo anche mangiare un po' di fragole, giusto? Mangia fragola. Ah, te sei andata a dormire di nuovo, vabbè. Va bene, come vuoi. Te potresti anche alzarti, mangiare. Ah, sta già mangiando. Non me ne ero neanche accorta, però forse era meglio se prima andavi in bagno, sai? Già. E lei si è arresa. Dopo il tramezzino però puoi mangiare un'altra fragola. Sì, usa. Non so perché questo, però vabbè, è uno dei classici errori di The Sims 4. Senza mai pulire, logicamente. Tra un po' dovrà andare in bagno anche lei. Sbaglio, la gravidanza di Malena è stata meno difficile. Gioca sin per sempre, sì, dai, te lo concedo. Finisci di mangiare e poi puoi usare il water. E hai anche bisogno di divertirti effettivamente, per cui ascoltiamo musica pop. Mangia una fragola, dopodiché balla. Te stai abbastanza bene per giocare con le bambole. Ah, Festival delle Spezie. Che facciamo? Andiamo? No, non andiamo. Non andiamo. Tu stai bene per ora, per cui non usare il computer di Eva, grazie. Scrivi, cominciamo un'altra sceneggiatura. Ok?
Daichi, no, non è Daichi? Forse sì. Vabbè, e io ho sentito che per il soffiatore di bolle di sapone sono disponibili alcuni aromi sensazionali. No. È incinta Eva, non può usare il soffiabolle. Volontà negata. Sì, va bene, qualsiasi titolo va bene a questo punto. Io direi il vero, volevo aspettare che la piccolina mi arrivasse al livello 5 di immaginazione, così la prossima volta può compiere gli anni senza problemi. No, no, dove vai? Gioca con le bambole. Sì, perché mi sa che altre abilità a livello 5 non ce la facciamo. Volevo almeno farlo con l'immaginazione, così la prossima volta ci sarà il suo compleanno. Che stress. Voglio andare a casa di Akira? No, no, no. Oggi mi occupo di Elisanna. Sei stato un bravo padre? No, 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 no. Vieni qua, gioca con le bambole. Dai, ti prego. Lo metto un po' di volte in coda così. Così ce la facciamo. Lo so che sei triste. Ah, ha raggiunto il livello 5 di abilità di immaginazione. Perfetto. Ora puoi. No, 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 non piangere. Ora puoi mangiare tutto quello che vuoi. Cibo, per favore. Ah, Jay. C'è anche Jay? Cibo, per favore. Eva. Eva. Dai. No, no, no. Non del cibo. Metti qui Elisanna e poi puoi darle il cibo. Spegni. Ok, per cui la prossima volta ci sarà sicuramente un compleanno, il compleanno della piccola Elisanna. Forse vedremo anche un parto, non lo so. Eh sì, mi sa che vedremo anche un parto, per cui sarà una puntata bella piena. E speriamo che l'orario del parto non coincida con la festa di compleanno. Dai, il cibo. Sono le 20, per cui ci mangiamo i piselli. Ogni tanto mangiare le verdure non fa male. Per cui vi ringrazio per l'attenzione. Mettete mi piace se vi è piaciuta questa puntata. Iscrivetevi perché non è l'unica serie che sto facendo con The Sims. E vabbè, commentate anche. No, no, non prendere in braccio. Vai a dormire, dormi. E commentate anche, che mi fa sempre piacere. Tra l'altro vi ricordo che sto ripubblicando le puntate della Mundane's Legacy, cioè degli avi di Malene. Sul mio blog ci sono nuove puntate che vi stanno aspettando giù in descrizione. Sto per dire in link. Sì, c'è il link in descrizione. Per cui grazie di nuovo tantissimo e ci vediamo la prossima volta con il compleanno di Elisanna. E vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti!